Io gli ho fatto tempo addietro un'intervista dove lui appunto esternava queste sue opinioni dicendo che era fascista, dicendo che era omofobo e dicendo anche che voleva curare il cancro con il bicarbonato. Lei è Zuhur, ha 18 anni, è nata in Italia ma ha origini tunisine e frequenta la classe quarta del liceo Nolfi Apolloni, istituto che ha la sede all'Olivetti nel centro storico di Fano, lo stesso edificio in cui è successo l'episodio che ha coinvolto il coetaneo sottoposto ad un trattamento sanitario obbligatorio. Zuhur, che conosce il giovane, si diletta a realizzare interviste anche per i social, oggi ha voluto esprimere la sua opinione sulla vicenda, raccontandoci alcuni aspetti caratteriali del diciottenne che per protesta mercoledì scorso si era legato ad un banco rifiutandosi di indossare la mascherina in classe. Magari il ragazzo dovrebbe essere seguito anche da uno psicologo, da qualcuno, perché queste sue opinioni vanno a contrastare anche la libertà di certe persone. A me hanno mandato dei video, mi hanno detto delle cose che quando le ho sentite sono rimasta proprio allibita, a bocca aperta. Cioè ha lanciato un astuccio a una ragazzina soltanto perché era un'immigrata. Ha cercato di fare a botte con un ragazzo di colore solo perché era di colore. Cioè sembra di essere tornati all'ignoranza di un tempo. Veramente sconcertante. Ho parlato anche con i suoi compagni di classe, prosegue la giovane, ed è emerso, ha detto, che la scuola si è confrontata con i genitori, ma loro non hanno affrontato seriamente il problema con il figlio, lasciando a quest'ultimo il libero arbitrio. Credono di aver ragione, però non sanno tutto il passato del ragazzo, che anche nel servizio delle Iene hanno ritratto come se fosse un bambino. Però questo ragazzo ha 18 anni, ha un libero pensiero e anche può fisicamente parlare, comunicare con altre persone. Quindi dovremmo, prima di arrivare a dare la colpa alla società, alla scuola, dovremmo anche guardare indietro l'infanzia del ragazzo, dando la colpa al negazionista di turno, il cinquantenne. Non è giusto, perché comunque il ragazzo è già arrivato con le sue opinioni testarde, ferree, al negazionista. Lui credeva che Fortnite, un gioco, fosse sorretto da Satana, no? Ci fosse dietro Satana, ed era ferreo nelle sue intenzioni. I ragazzi avevano come reazione una risata e il ragazzo in questione comunque urlava, sbraitava contro queste persone per imporre la sua opinione. E a scuola, ha confermato la ragazza, nei confronti del diciottenne erano già stati presi diversi provvedimenti. Era la quarta volta, ci racconta, che la dirigenza contattava le forze dell'ordine o il 118 perché lui non voleva indossare la mascherina, non rispettando le norme anti-Covid. La preside cosa doveva fare? Doveva assolutamente prendere altri provvedimenti, perché ne aveva già presi i discorsi, anche mandando il ragazzo in DAD, pur di assecondare le sue opinioni testarde riguardo alla mascherina, che è anticostituzionale. I docenti che cosa ne pensano? Vi siete confrontati con loro in questi giorni? Io mi sono confrontata con un paio di miei docenti riguardo anche all'avvenimento, dato che faccio anche le scienze umane, quindi mi sono confrontata con una psicologa, e la prof comunque è rimasta anch'essa sconcertata riguardo a questi avvenimenti, che comunque hanno dipinto il ragazzo come se fosse lui la vittima. Ma in questo caso, se tu hai un passato del genere, è un po' ovvio che avvengono queste cose, quindi non puoi ritenerti la vittima.